Buonasera dall'Oreo, buonasera dall'Leandro Maggi. Interessante serata organizzata dall'amministrazione comunale di Loreo e nonché dal sindaco Moreno Gasparini nella doppia veste di sindaco e anche di presidente del Parco del Delta del Po Veneto. Serata titolata Terra e Mare, eccellenze in tavola Delta del Po e Colle Euganei. Moltissime le autorità presenti in rappresentanza della Coldiretti, della CIA, della Confagricoltura, dell'Asso Nautica Veneto Emilia Romagna, della Confindustria di Rovigo, dell'Istituto Alberghiero Cipriani di Adria, di Banca Adria Colle Euganei, GAL Delta Po, con il presidente della provincia di Rovigo e i presidenti dei parchi regionali, nonché l'assessore regionale dei parchi, cultura e territorio, Cristiano Corazzari. Ha chiuso gli interventi della serata Sua Eccellenza il prefetto di Rovigo, Clemente Di Nuzzo. Ascoltiamo le aziende presenti a questa rassegna, cercando di capire il perché del loro successo. Osta Carosa del Delta, sottolineiamo, una garanzia, un'eccellenza sicuramente del nostro territorio. Quanta soddisfazione vi sta dando questo vostro prodotto? Tanta soddisfazione, Leandro, perché pensiamo sempre, sai, la novità, un'ostrica made in Italy, che è una novità, invece ormai è da 7 anni che ci siamo posizionati in ristoranti importanti e continuiamo ad esserlo, abbiamo richieste ormai anche dal Giappone, da Cina, quindi tanta soddisfazione. Giorgia di Agri Free, a parte il più bel sorriso della serata. Grazie. Il tuo prodotto nobile, antico, che tu l'hai rivisto, perché questa decisione? Allora, intanto per dare un occhio al futuro, noi utilizziamo però solo grano che coltiviamo nei nostri terreni, non andiamo ad acquistare nessun'altra tipologia di grano e trasformiamo solo quello che la nostra terra riesce a darci in biologico. Grande complimenti! Grazie mille. Qui siamo Sua Maestà il Salame, gli sto beccando in fragranza di reato, state mangiando il salame. Attenzione! In realtà mangiamo il riso, però. Però guarda qua che ben di Dio! Allora, qual è la tradizione tua, della tua famiglia? Certo, da 25 anni l'agricoltura con la terra produce salami, sempre apprezzati, forse per proprio la semplicità con la quale viene prodotto, non ci sono conservanti, nessun tipo di niente al di fuori di sale e carne proveniente da salami allevati in azienda. Ci aggiungo io un ingrediente, passione. Bravissimo, la stavo per dire, alla fine non per ultima ma la più importante, passione, perché i nostri maiali arrivano e gli diamo un nome, i salami anch'essi una volta insaccati hanno un nome e quindi viene controllato tutto e questo è il risultato. Grande, grande famiglia Cirello. Grazie. Dovessero chiedere che lavoro fate voi, lo vedo da lui, guarda qua, no, lo vedo soprattutto da detto Domeneghetti. Buongiorno re del pane. Allora, l'arte bianca, cosa ci vuole oltre farina bianca e acqua e quant'altro? Un po' di lievito e di passione. Con lui e con lui. Perché ormai sono vecchio, loro sono la prossima generazione, fine anno, io in pensione e loro in lavoro. Allora, io te lo dico in un orecchio, qua. Lui non va in pensione, fa finta, ma voi ve l'avrete sempre qua sul collo. Starà sempre, è nato all'interno della farina. Ciao ragazzi, complimenti. Passiamo allo stand del mio amico Luigi Forte, che ha fatto di uno dei prodotti più umili qualcosa di straordinario. Grande Luigi. Come la terra, l'erba medica la presentiamo con la boccia sensoriale, con i profumi, gli aromi, il colore, perché si riconoscono le proprietà nutritive e organolettiche per l'animale e l'uomo. Grande Luigi, ripeto, forse dall'elemento più umile avete fatto una meraviglia. Bravi, bravi, bravi. Allora, qua siamo in una oreficeria, perché guarda qua ci sono delle ciliegie che ormai costano più che le ciliegie costano più che un diamante. Allora, quanta passione, quanta volontà e quanta bravura ci vuole per avere un'eccellenza come la vostra? Tanta passione e anche tanta volontà, perché i tempi con questi cambiamenti climatici sono lunghi. Proviamo a continuare a produrre delle eccellenze, anche se diventa sempre più faticoso. Adesso mi mangio 20 euro di ciliegie. E adesso? Grazie.
Ferrati, hai vinto un sacco di premi in giro per il mondo e finalmente cominciano a conoscerti anche qua nel Delta. Tu hai fatto un prodotto, il caffè, che è un prodotto che tutti pensano di conoscerlo, tu ne hai fatto un'eccellenza particolare. Siamo andati alla ricerca di determinate origini che poi, andando a tostarle in tazza, ci hanno stupito anche noi. E non solo noi, anche a Bruxelles, 200 tra i migliori chef e sommelier sono andati a valutare il nostro caffè e gli hanno dato 3 stelle con una valutazione superiore al 90%. Quindi la qualità paga sempre. La qualità paga sempre, qualità, ma c'è tanta ricerca e studio. Il nostro lavoro è tanta ricerca e studio che ci ha portato ad arrivare ad ottenere questi risultati. Bravo Lorenzo! Grazie. Inventarsi il gin, invertarselo nella zona del Delta e ci vuole solo Enrico. Grazie. Ciao. Gin Caleri, un nome che ormai sta andando da tutte le parti del mondo. Sì, grazie mille. Sì, molto, è stata una cosa molto molto fortunata, veramente. Come sta andando bene, grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie Enrico. Grazie. Allora, qua siamo all'Università del Miele. Allora, sono due aziende, 3 aziende di miele, quindi avete fatto un consorzio. Allora, conosco la famiglia Marangò. Loro sono un'azienda, una PPL. Noi siamo un'associazione che in mezzo all'associazione praticamente c'è un consorzio perché ci sono 25-30 partite IVA. Ma la domanda è questa, il miele è davvero in crisi? Cioè c'è paura che le api stiano soffrendo? L'agricoltura è in difficoltà, sia per la salute delle api, sia anche per le produzioni, per le criticità del clima avverso, insomma, è quello che capita ogni anno. Però comunque le api sanno difendersi perché hanno 60 milioni di anni, e bene o male le produzioni vengono dimezzate, però qualcosa si riesce a fare lo stesso. Puntiamo sempre sulla qualità dei prodotti finali. Grandi gli apicoltori d'Italia, ma soprattutto gli apicoltori del Delta, bravi, bravi, bravi. Certamente.